Allora Gianluca, una vittoria importantissima in un campo difficile, l'hai sbloccata tu, hai deciso tu. No, beh, lui decide la squadra. In 10 abbiamo dimostrato di essere una squadra, perciò non è merito mio dei due gol. Io finalizzo quello che fa la squadra, oggi abbiamo dimostrato in 10 di essere una squadra, perciò niente, noi fino alla fine faremo quello che dobbiamo fare. Ecco, un primo tempo avete sofferto tanto, loro chiusi bene, ripartivano, il campo ovviamente non vi ha favorito. Sì, sicuramente noi non era la miglior condizione. È una condizione ideale per noi per giocare al calcio, perché noi siamo una squadra abbastanza tecnica, facciamo un po' di fatica, però tutto sommato dopo anche in 10, ripeto, con un campo pesante, alla fine è uscita anche la tenuta atletica, la compattezza di squadra, poi alla fine i risultati con questi ingredienti arrivano. Ecco, il tuo gol è arrivato qualche minuto dopo quello sbagliato dall'atletico. Molte volte le pareti si decidono per episodi. Il calcio è fatto di queste cose, però credo oggi per determinazione, per come l'avevamo messo in campo, non ci sia niente da dire, anzi per una vittoria più che meritata, e questa è più bella delle altre perché è avvenuta in un certo modo. Ecco, invece, quindi se avete raggiunto la torre, smettete un po' di pressione, questo tira e molla per quanto durerà? No, noi la pressione alla torre non ne vogliamo mettere, noi la torre se la pressione la metteremo a Manzina, Delipiri e compagni quando giocheranno in casa con noi. Lì la metteremo la pressione, per adesso pensiamo solo a noi stessi. Ecco, sai quanti gol hai adesso? O non hai perso il conto? No, io sinceramente guarda, sì, li guardo e non li guardo, ma la mia è una soddisfazione personale, però prima di tutto viene la squadra. Oggi, ripeto, è proprio una vittoria di squadra, questo mi rende più felice di altri. Va bene Gianluca, tante grazie, complimenti per la partita e la vittoria. Grazie.